Ciao a tutti, salve, qui è XincoStar che parla e oggi siamo qui con un nuovo episodio di una nuova lotta Wi-Fi. Oggi siamo contro Fuoco Maestro, conosciuto su YouTube come Seb. Trovate il link del suo canale in descrizione. E come potete vedere ho una qualità in HD. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Allora, in pratica non vi ho portato, come cavolo si chiama, non vi ho portato delle lotte wifi ultimamente. Per semplice fatto che non ho, mi si è rotto il telefono con cui registravo le lotte wifi e quindi non potevo registrare. E quindi mi sono comprato una videocamera e oh mio Dio, potete vedere la qualità di questa videocamera. La qualità è a 20 megapixel da quel che ho letto, perché io non mi intendo di ste cose. Ho chiesto un po' in giro e mi hanno detto che va bene da un tot di megapixel in poi. E allora ho detto, vabbè, vediamo cosa c'è. Ho trovato questo in sconto, ovviamente l'ho comprata. E non posso farvelo vedere, però sì, l'ho comprata rossa perché il rosso spacca. Allora, voi dalla mia parte vedete un mio nuovo team, ma in verità non è nuovo. Questo team ce l'ho da mesi. Il problema è che non sono mai riuscito a fare una lotta decente con questo team e quindi non vi ho mai portato la lotta sul canale. Se poi dopo ci aggiungete il fatto che non potevo nemmeno registrare, capite perfettamente come ero messo. Allora, il mio team è un hyper offensive, proprio uno di quelli cattivi, incentrato su Mega Lucario. Cioè, non ancora questo Mega Lucario, perché io l'ho registrato già una volta e ho detto per sbaglio Mega Lucario, sempre questa frase. È incentrato su Lucario con la Life Orb fisico. Io all'inizio, quando ho creato questo team, volevo Lucario speciale. Cioè, l'ho proprio detto, mi faccio Lucario speciale. Proprio vedendo il team come mi stava venendo fuori, ho visto che mi conveniva di più farlo fisico e quindi sono passato dallo speciale al fisico. È un peccato perché volevo avere quel Cannon Flash. Volevo tanto avere quel Cannon Flash. Ed è un problema perché, se non mi sbaglio, nessuno dei miei cioè l'unico folletto killer del mio team è appunto Bigrill. Ed è un serio problema. Nel team avversario vediamo un team normale con un Charizard che vedrete che è speciale. Nel vero senso della parola, no? Cioè non è che è un Charizard speciale. Sì, è un Charizard speciale, perché chi utilizza Charizard fisico, a meno che non sia un Charizard, un Mega Charizard X, andiamo. Beh, c'è chi lo usa con Panzamburo, forse. Comunque, bande alle chance alle bande, e iniziamo questa sfida. Parte la sfida con Fuoco Maestro. Allora, io vado subito con Sniper, perché volevo mega evolvermi nel modo più veloce, il prima possibile. Lui, predictando sta cosa, manda in campo Feraligatr, così può fare Dragodanza e aumentarsi le statistiche, dato che avrebbe predictato il mio Protect. Io però predicto il fatto che lui sarebbe andato di Dragodanza e quindi vado di un potentissimo Retromarcia. Sarei dovuto andare di Velenpuntura, ma fa lo stesso. Così, facendo il Retromarcia, ho rischiato di meno, perché magari Velenpuntura per qualche strana ragione non lo buttava giù, anche se è più potente di Retromarcia. Comunque mando in campo il mio Energy Star, che è scraffato, e quindi lo outspeeda senza problemi, dato che ha le EV fatte apposta. Se non mi sbaglio, gli ho dato le EV fatte apposta per superare tutti i Pokémon scarfati anche. Comunque, lui manda in campo Donphan per mettere le Steltorb, dato che avevo Bigrill, Ikran e Staraptor deboli ad esse. Io, predictando la cosa, mando in campo Satiel per poterle togliere e allo stesso momento per liberarmi di quel dannatissimo Donphan. Quindi vado subito di Zero Raggio, perché prima lo butto giù e prima posso defoggare senza problemi. Purtroppo mi dimentico che Donphan può imparare privazione, quindi privazione mi fa un casino di danni e rimango in vita soltanto grazie alla Vulkiness di Satiel, che si becca anche un Giro Schizza con non pochi problemi. Io qui inizio a giocare a fare un mind game, ossia io continuo a spammare Ripresa mentre lui continua a spammare Gelo Schezza. Ho detto, io continuo a fare sta cosa finché non sono sicuro che lui andrà di un'altra mossa. E quindi sì, faccio così, continuo di Ripresa, lui di Gelo Schezza, e provo finalmente, quando predicto una sua altra mossa, vado di Gelo Raggio senza problemi. Quindi abbiamo un Donphan KO e un Latias
con vita quasi piena. Purtroppo entra in campo Weavile, che può uccidermi in pratica, può scegliere perfettamente la mossa con cui uccidermi. Io ho predictato il suo inseguimento, quindi non ho switchato, sono andato di The Fog. Purtroppo lui gioca safe e va di gelo pugno. Mando in campo il mio Shawn, perché counterà alla perfezione quel Weavile, perché prima di tutto regge alla perfezione il suo gelo pugno. Seconda cosa, ero sicuro che quel Weavile non avesse calcio basso. Non chiedetemi perché, ma ne avevo la certezza. Quindi assorbo il pugno, recupero la vita, perdo danni dalla Life Orb e poi dopo svelo la mossa che mi rende fiero di questo Lucario, ossia Extra Rapido. Molta gente mi critica dicendo che dovrei mettere il Bullet Punch perché è stab ed è comunque una priority, ma no. È molto meglio Extra Rapido, anche se non è una stab, ha comunque 120 di forza. Questo vuol dire che fa più o meno gli stessi danni di Bullet Punch. Non posso colpire super efficacemente, ok, ma ho priorità sulle priorità. Lui manda in campo il suo Charizard e mi fa lanciafiamme. Esatto, quel Charizard è un Charizard scappato. Io predictando che se Mega Evolvesse in Charizard X sarei andato di terremoto, quindi ho sprecato il mio Shawn senza, così, a caso. Mando in campo Ikram perché sapevo che era scarfato e quindi lo counteravo e avevo... In pratica questo Ikram ha levi fatti apposta per uccidere qualsiasi Charizard. Forse non il Charizard, i Mega Charizard X, non ho ancora fatto i calcoli, ma dovrebbe. Con un Earth Power forse. Predicto la sua entrata di Empoleon, vado di... Earth Power. Decido di switchare e mando in campo la mia Pixel, ossia la mia Sylveon con la Choice Packs che fa tanti danni. Lui inizia a spammare i Grovampata perché sì, perché non ha Cannon Flash. Non chiedetemi perché non ha Cannon Flash, ma non ha Cannon Flash. Io so che è un difensore speciale, quindi vado di Psycho Shock per colpirlo in modo fisico. Gli faccio danni e ricordandomi che i suoi ultimi Pokémon sono Nidoking e quel Charizard, decido di sacrificare senza problemi Sylveon su questo Empoleon. Quindi spammo Psycho Shock per portarlo a più vita bassa possibile. E niente, alla fine lui mi critta che non conta nulla dato che ha semplicemente accelerato i tempi. Ha accelerato i tempi perché sarei andato di un altro... Come cavolo si chiama? Di un altro Psycho Shock lui sarebbe andato di... Sì, di quella mossa lì, di Idrovampata. Io mando in campo Energy Star perché con Zuffa facevo danni a tutti, forse non tanto a quel Charizard. Però lui, avendo paura magari di un Paldeale o di uno sdoppiatore, decide di sacrificare il suo Empoleon su questa Zuffa. È stata anche una buona mossa perché questa Zuffa... Cioè, perché così vede su cosa mi locco e poi decidere cosa mandare in campo per raggiungere meglio. Mando in campo il suo Charizard e quindi Zuffa, boom! Gli faccio non così tanti danni e lui va di fuoco al colpo, peccato che mi missi. Esatto, Focus Miss colpisce ancora, anche se questo Miss non conta nulla. Perché non conta nulla? Lo vedrete molto, ma molto presto. Allora, prima di tutto... Perché adesso comunque mi colpisce e mi manda decisamente KO perché ho usato 3 Zuffa e quindi la mia difesa speciale e la mia difesa sono ancora brodo. Seconda cosa, perché questo Vulcan 300 è fatto per resist, per uccidere, è in pratica uccidi Charizard. Forse non il Charizard X come ho detto prima, ma è un uccidi Charizard, soprattutto quelli Y e quelli normale. Perché fuoco al colpo lo reggo, forza antica lo butta giù sicuramente al 100%, a meno che non sia qualche set strano o difensore speciale. Perché infatti il mio ha la Expert Belt, quindi danno per 4, più l'alto attacco speciale, più l'Expert Belt, non credo che sopravvivi. Lui manda in campo Nidoking, Earth Power e ovviamente mi manda KO perché non ho speranze di vincere. E quindi rimaniamo Nidoking contro il mio Mega Beedrill. Io infatti mando in campo il mio sniper perché non posso fare nient'altro, non posso mandare nessun altro e vado di Giravita. Questo turno, anche se non sembra, è basato un sacco sull'Axe, ragazzi. Voi non vi immaginate quanto sia stata axata questa vittoria qua. Cioè, non tanto. Allora, perché questa è axata? Questa è stata una vittoria leggermente axata. Per il semplice fatto che con Giravita, prima di tutto avevo la possibilità di missare. Perché ha 95 di precisione, se non mi sbaglio. Seconda cosa, perché Giravita aveva il 18% di probabilità di mandare KO quel Nidoking. Il 18%.
questo vuol dire che sì, ho beccato i danni giusti per buttarlo giù. E però non però da dal calcolatore che ho fatto ho visto che un suo Earth Power lo reggevo. Non chiedetemi come, con le difese di merda di Mega Beagle. Vabbè, la difesa speciale non è così merda come la difesa fisica. E sì, probabilmente reggevo forse una sua mossa, però avevo comunque i danni di delle Steltorque che non credo mi avrebbero salvato. Quindi sì, questa è una parte, The Major Roll mi sa. È un The Major Roll, non tanto un Max Damage e così via. Comunque, lasciate un like per la nuova qualità in HD. Andate a iscrivervi al canale di Seb, anche se ha caricato soltanto un video perché lui puzza. E quindi, noi ci vediamo con un prossimo episodio. Ciao a tutti!